Allora, oggi facciamo modellazione organica. Ci prendiamo una pausa dall'architettura, dal fare interni e modelliamo un personaggio. Allora, per prima cosa dobbiamo cancellare il cubo perché dobbiamo mettere delle immagini di riferimento. Allora, per prima cosa andiamo con il 7 per andare sopra e poi con l'1 per andare in frontale. Nella cartella che avete scaricato troverete due immagini. Noi dobbiamo metterne una che rappresenta il personaggio che modelleremo oggi. Quindi Shift A, facciamo un add background e prendete quella che l'immagine è chiamata Artless. E poi spostiamo l'immagine con i cursori in modo che sia ben centrale. E il personaggio a sinistra si è tagliato esattamente a metà dalla linea azzurra e i piedi poggiano su quella rossa. Successivamente premiamo 3 e aggiungiamo un'altra immagine, la stessa, sempre in background. Quindi stesso procedimento di prima. Semplicemente che adesso andiamo a posizionare l'immagine con la riga, quella blu, a metà più o meno del personaggio alla destra. Ora ovviamente i piedi devono poggiare su quella verde. Infine, piccolo consiglio non obbligatorio, andate nella Scene Collection e vicino a Empty e Empty 1 cliccate la freccina, così li rendete deselezionabili, perché sennò rischiate magari modellando di spostare l'immagine. Infine, dividete la finestra in due, perché serve. Almeno è comodo modellare sia con la visione frontale che con quella laterale già di base. La modellazione di un personaggio servono almeno due visioni, una frontale e una laterale. Non è necessario che sia anche dalla parte opposta, a meno che non sia un personaggio tipo con una coda particolare, con il destro differente dal sinistro. In questo caso è un personaggio molto semplice, quindi basta anche semplicemente una frontale e una laterale. Ci sono due tipi di modellazioni organiche, una fa uso del cubo e una fa uso del piano. Sostanzialmente sono molto simili e no, io modello personalmente col piano perché mi trovo più semplice, però vedrete che alla fine della modellazione anche usare un cubo sarebbe stata identica. Quindi, per prima cosa, creiamo un piano e ruotiamolo di 90 gradi sull'asse delle X. E infine rimpiccioliamolo in modo da farlo aderire più o meno dove c'è la parte del collo del torace nella parte superiore. Vi ricordo di muovere l'oggetto sia in una finestra che nell'altra per avere più o meno la coincidenza del punto che vi interessa. Ora fate un Ctrl A e fate location e scale. Così settate la posizione e la scalatura dell'oggetto in quel punto. Questo servirà per poter utilizzare il mirror, ovvero modellare mezzo oggetto e l'altra metà viene modellata in automatico. Ora entriamo in Edit Mode e tagliamo a metà il piano e cancelliamo la parte sinistra. Quindi selezionate i vertici e cancellate i vertici. Infine,
andate su Add Modifier, aggiungete un modificatore che appunto è il mirror e spuntate Clipping. Ora, se uscite dalla modalità di Edit Mode e provate a muoverlo, vedrete che avete un oggetto unico. Quindi, se si muove tutto insieme, vuol dire che avete tagliato bene. Ora, iniziamo a fare un pezzo per volta. Iniziamo dal torace, da fare tutta la parte del corpo, per poi procedere agli arti e infine per la testa, in quanto tecnicamente è la parte più complessa dell'oggetto. Allora, si parte con un modello di pochi poligoni per poi andare a aumentare se servono. Quindi iniziamo a prendere, per esempio, questo vertice qua, che è quello centrale, e col G lo portiamo avanti. E iniziamo a dargli la forma che è rappresentata dal disegno. Poi prendete il vertice qua, questo vertice qua, quello in alto a destra, lo spostate indietro, come avete visto qua, e poi lo trasliamo sull'asse delle X, in quanto quello lì è il primo pezzo del collo, quindi avrà una forma un po' trapezoidale. Se voglio dire cono, cioè triangolare, perché poi viene fuori un triangolo. Molto importante in modellazione normale, soprattutto in quella organica, mai avere triangoli. O tutti i cubi o tutti i triangoli, perché sennò il modello si rompe. E ora si continua di estrusioni. Per questo, quello che avete fatto fino ad oggi praticamente è la stessa cosa che si farà anche per un personaggio. Si estrude. Si porta giù e si muove. Come vedete, se si continua a estrudere e seguire la silhouette del personaggio, inizierà ad avere la sua forma. Il pezzo che abbiamo fatto, per esempio, è tutta la parte frontale, compresa la pancia, che ovviamente adesso dovremo andare a ritoccare. Procedere, iniziamo anche a modificare le dimensioni di questi poligoni che abbiamo creato, perché questa qui non è la forma corretta che ha un corpo, quindi bisogna andare a stringerlo e allargarlo nei punti giusti. Quindi, ad esempio, questo pezzo qua lo andremo ad allargare un po', qui andremo ad allargare ancora di più, in modo da prendergli la forma di quello che sarebbe poi tutta la parte del bacino e la parte dell'addome frontale. Ovviamente più si va verso il basso, più a un certo punto inizierà a stringersi. Per Ora continuiamo e facciamo tutto, continuiamo e finiamo tutto il l'edge di questo pezzo. Quindi prendiamo la parte finale dove erano rimasti, la estrudiamo e la portiamo verso il basso. La muoviamo sull'asse delle Y e continuiamo fino a che non raggiungiamo la parte dietro del collo. Ovviamente sempre scalandolo subito. È inutile far tutta la parte e poi scalarla in un secondo momento. Non è importante che la parte dietro per il momento venga ultra precisa, mi raccomando. È solo per avere un'idea di dove sarà la metà frontale e la metà dietro.
Se volete potete ovviamente anche ruotare la visuale per avere un'idea di quello che state facendo. Come potete notare in questa visuale, questa parte qua è sbagliata, vedete? Perché è interna. Semplicemente si prendono i vertici e si spostano sull'asse corretto. E ovviamente anche gli altri laterali andranno a richiudersi nella parte opposta. Ovviamente un consiglio che vi posso dare per sistemare la parte dietro di un personaggio è mettervi in modalità wireframe da una parte e in modalità solid dall'altra, così potete evidenziare il vertice e muoverlo vedendo in tempo reale da questa parte come viene la parte selezionata. Quindi per fare tipo la schiena, si prendono i vertici che sei della schiena e si muovono di qua vedendo in tempo reale di là come reagiscono. Così da avere più o meno una struttura unificata sia davanti che di dietro. Ora andiamo a chiudere il busto e vi darò la dimostrazione che con un cubo sarebbe stata praticamente la stessa identica cosa. Basta prendere i vari vertici interni e unirli con una F. E continuate in questo modo fino alle gambe. Quindi la parte delle gambe non dovete farla per il momento. Quindi questa parte qua no. Una volta completata avrete una cosa del genere. Se vedete dalla forma è come se fosse stato un cubo suddiviso, estruso per più volte. Quindi la stessa cosa avreste potuto avere con un cubo. E ora fate un bel taglio qua, in mezzo, alla parte laterale, in quanto qua risulta estremamente piatto. Quindi vi serve dare più tridimensionalità. Facendo un taglio e muovendolo con la G sull'asse delle X, vedrete che avete già un corpo un po' più sferico. Ovviamente poi i laterali andrete a sistemarli in base alla figura che avete, quindi stringerli dove la figura richiede che siano più stretti, allargarli dove la figura richiede che siano allargati. Ora mettiamo un modificatore per vedere se il risultato che avete vi piace. Aggiungiamo il sub. E mettete shade smooth. Così vedete se l'oggetto vi piace. Adesso a me messo il ok. Se potete lo mettete a view 2 che rende più smussata la forma e gli date un'occhiata in tridimensionale se vi piace o meno, se la forma che avete
rispecchia quello che volevate o meno. Così potete apportare tutte le modifiche per renderlo più simile a quello che avevate in mente. Esempio, io qua vedo che è leggermente troppo stretto e mi metto a modificarlo a mano. Vi ricordo di partire da una modellazione di pochi poligoni, perché poi in caso di necessità si vanno a aumentare dove serve. Se partite con tanti poligoni poi sono difficili da gestire. Già con il sub vengono moltiplicati i poligoni, quindi quelli che vedete qua, che usiamo noi, non cioè sono quelli che usiamo, se lo applicate vedete che sono almeno un 2000, un 5000 anche in più, perché va a smussare il tutto. Infatti il sub tendenzialmente non si applica, perché poi l'oggetto diventerebbe molto pesante e soprattutto poi da testurizzare sarebbe un macello. Invece così rimane semplice, avete pochi poligoni e è facile da manovrare. Ora andiamo a fare le gambe, ovvero la parte anteriore qua. Quindi prendiamo tutto il cerchio che abbiamo tralasciato, quindi selezioniamo tutti i vertici e facciamo un'estrusione. E il concetto di prima rimane praticamente lo stesso, bisogna estrudere e modificare in base a quello che ci serve, quindi muoverlo sui vari assi, in questo caso scalarlo su magari anche solo un asse, che in questo caso è quello delle Y, e se dovesse essere necessario anche ruotarlo. Mi raccomando, seguite sempre la forma, quindi eventualmente potete prendere i vari vertici e spostarli manualmente sempre. Se dovesse essere necessario, potete effettuare anche dei nuovi tagli. Per esempio, a me questa faccia qui mi sembra troppo grande ed è difficile tenerla così. Faccio un taglio così mi permette di avere più manovrabilità del pezzo. Ovviamente per modellare un personaggio nel dettaglio ci vuole molto molto tempo, quindi noi faremo una cosa abbastanza abbozzata. Una volta fatta la parte iniziale, continuate a effettuare estrusioni fino ad arrivare alla parte del piede. Guardate un attimino, più o meno fino a questa parte qua. Quindi il piede lasciatelo da parte per un attimo. Se avete bisogno, chiamatemi pure. Allora, adesso facciamo la parte del piede, così concludiamo la parte delle gambe. Allora, prendiamo gli ultimi vertici che avete creato, quindi sul fondo del piede,
li estrudete e li portate fino in fondo, fino per terra. Devono essere tutti sulla stessa linea, quindi nel caso ce li avreste sfalsati, premete una S, una 0 e una Z. Così almeno avrete tutti i vertici sull'asse delle Z allo stesso livello. Poi tagliate a metà gli ultimi poligoni che avete creato, fate un taglio orizzontale e quello lì servirà poi per creare anche la forma del tallone. Ora, guardate sotto, quindi muovete pure la visuale, andate sotto e dovete vedere, contare più o meno quanti vertici avete. Devono essere un numero pari, in modo che poi voi possiate chiudere tutto con dei quadrati, senza avere triangoli. Quindi in caso avreste un lato da 3, fate un taglio così da renderlo da 4. Per esempio, iniziate magari con i due più laterali e li unite. Col tasto destro li suddividete in modo da creare un punto centrale e iniziare a unire tipo questi quattro e creare una faccia unica, in modo da chiudere il sotto del piede. Vedete, ad esempio, a me qua capita un triangolo, che è una forma sbagliata. Quindi, per ovviare, faccio un taglio e lo chiudo. Poi, eventualmente, se quel taglio è andato a darmi noie, lo vado a sistemare manualmente. Ok, ora dovreste avere il sotto del piede. Passiamo alla modalità facce, in quanto fare il piede con la modalità facce risulta molto più semplice. Prendete le parti frontali, quindi per me sono queste quattro qua, e quelle sotto,
le estrudete semplicemente in avanti. Discorso di prima, andate ad allargarle poi dove serve, dove la figura lo richiede. E fate tutte le istruzioni che avete bisogno per creare questa forma qua. Questo sembra un triangolo, ma non lo è. Per avere quella forma triangolare lì, semplicemente si abbassano i vertici in fondo, così si ha una finta forma a punta, perché le forme a punta sono triangolari e quindi sarebbero sbagliate. Per quanto riguarda il tallone, ovviamente si sposta la parte dietro in modo che coincida con la figura. Ok, mi sa che andiamo un pochettino più veloci. Allora, adesso vi faccio vedere idealmente come funziona la cosa delle braccia, che è molto simile, non cambia quasi niente. Allora, come vedete, le braccia sono in questo punto qua, dove noi abbiamo chiuso. Sono qui e noi abbiamo chiuso. Quindi, cosa fare? Si crea un taglio in mezzo, più o meno dove si ha l'idea di mettere il braccio. Io ho intenzione di metterlo, ad esempio, in questo punto qua. Si elimina il vertice in modo che rimanga il buco. Adesso io qui non ho niente perché non ho un pezzo di collo, ad esempio, e non, quindi raffigura come se fosse bucato. Basta fare un'estrusione di quello che sarebbe il collo, che il problema del buco, tra virgolette, non c'è più. Vedete? Rimane semplicemente questo buco qua che si deve adattare a una specie di ovale, in quanto le braccia sono circolari o ovali. E da qui è lo stesso discorso di quello che abbiamo fatto con le gambe. Si prende tutto il contorno e si inizia a estrudere. Solo che stavolta, invece di andare sull'asse delle Z, perché è verticale, si andrà sull'asse delle X in quanto si deve raffigurare la T-pose. Una cosa molto importante quando prendete un'immagine di riferimento, se avete la T-pose così, è molto più semplice modellarlo che modellare un personaggio con le braccia verso il basso.
Perché queste qua poi sono tutte estrusioni su un unico asse, non dovete mandarle verso il basso o verso l'alto. E poi il procedimento funziona esattamente come con le gambe, quindi estrudete, portate avanti fino alle mani. Andrea, vieni un attimo. Guarda che cosa ho notato nel tuo. Se io faccio un estrudi, non mi fa direttamente il G. Il tuo non lo fa. Perché da me posso fare E, poi muovo con G muovo direttamente. Invece faccio E basta. Però Vedi che non farei E muove. basta di spostare. Eh sì, però se premo G perché voglio muoverlo in qualche altro lato, non me lo fa. Però farei G e l'asse. Sì, G asse e poi lo muovi. Ma non lo fa direttamente. Sì. Magari perché sono vecchio. Sì, può essere. Spaccato qualcosa. Ora per andare un po' più veloci, perché si sta facendo anche tardi, il concetto di fare le mani è esattamente lo stesso che fare i piedi. Quindi si prende e si uniscono i vari vertici chiudendo quello che sarebbe poi diventerebbe diciamo il moncherino. Quindi si crea un crea questa forma qua, che adesso è molto abbozzata perché il braccio dovrebbe essere molto più circolare di così, qua è abbastanza rettangolare. Si fanno estrusioni dove servono. Quindi, per esempio, questo personaggio ha tre dita, quindi si prenderebbe questa faccia, si estrude solo una e si porta in modo da avere il dito. Adesso qui è venuto un po' più lungo di quello che dovrebbe essere, ma il concetto è quello. Quindi si prende faccia per faccia e si costruiscono le dita. Adesso le faccio molto abbozzate. Come vedete, sono molto molto abbozzate, però sono le tre dita che comporrebbero il personaggio. Ovviamente si dovrebbe andare a dettagliare per quanto si vuole ogni parte del corpo. Adesso qui è tutto molto abbozzato, anche per fare più veloce. Ultima parte, la testa. In questo caso qui è una sfera, quindi cosa non meglio utilizzare che una stessa sfera. Quindi aggiungiamo una sfera. Poi prima di fare qualsiasi altra cosa, clicchiamo dove c'è qui scritto Add UV Sphere, che vi esce questo menu. Abbassate di un bel po' i segmenti, perché 32 segmenti, che è il numero base che viene creato, sono alti. Tenete 8, 12 o 16 a seconda di quello che preferite. Io in questo caso prendo 16 perché so che ho fatto molti tagli, quindi potrei averne tanti. E poi potete chiuderla e muoverla. Mi raccomando, fate questa operazione sempre prima di muoverla, perché sennò non potrete mai più, cioè non potrete più cambiare le opzioni e dovrete ricreare da zero la sfera.
poi la rimpicciolite e la mettete dove c'è la testa. Infine, per posizionare bene la testa, la dovrete ruotare in modo che la parte che congiunge uno dei due poli, quindi in questo caso quello basso, deve risultare in direzione del collo, della parte dove avete messo il collo. Infine andate in edit mode e dovete eliminare, quindi con un wireframe, tutta la parte sinistra della sfera. Parte sinistra e un po' della parte sotto, in quanto la testa dovrà essere collegata al busto, quindi in questo caso, come vedete, avremo una compenetrazione che non va bene, quindi si elimina il vertice centrale più gli anelli in eccesso. Infine dovrete unire la sfera che avete creato con il corpo, quindi selezionate la sfera, selezionate il corpo subito dopo e premete un Ctrl J. La sfera si richiuderà automaticamente, prenderà il sub e avrete, tra virgolette, la testa fatta. L'unica cosa da fare sarà collegarla col collo tramite la creazione delle facce. Per collegare la testa
prendete i due vertici, uno quello del collo e quelli della sfera, premete un F così iniziate a creare un segmento. Prendete anche gli altri due in modo da avere quattro spigoli selezionati e premete F. Successivamente prendete gli ultimi due solo e se le cose le avete fatte bene, continuando a premere F, vi si completerà in automatico. Tutta la tutto il collo verrà fuori in automatico. Allora, discorso occhi molto molto rapido. Per fare degli occhi vi consiglio semplicemente di creare più o meno dei fori, quindi andando a modificare la sfera, quindi non state a fare qualcosa di estremamente complicato per gli occhi, perché per la struttura della faccia in realtà questa è molto semplice, perché basterebbe anche attaccargli due sfere, metterle insieme all'oggetto e avete gli occhi. Per quanto riguarda una struttura facciale umana, vi ho allegato nella cartella una topologia di quello che dovreste eseguire per avere la forma giusta della faccia, quindi gli occhi, la bocca, anche in per un'eventuale animazione seguite quella topologia lì e vi verrà un lavoro perfetto. Per quanto riguarda questo, semplicemente modificate la sfera incavandola un po'. E una volta fatta la questione occhi, aggiungete, come vi ho detto, una sfera. Ovviamente in questo caso qui usate anche 8 segmenti, perché tanto non conta molto che sia pesante. La riducete in modo molto molto piccolo e la spostate. Ora qua non risulterà una cosa perfetta. Unite, quindi selezionate l'occhio e la testa, un Ctrl J e avrete gli occhi già fatti. Vedete? Sono semplici, ma per un personaggio del genere sono funzionali. Per le antenne vale la stessa cosa di tutto il resto del modello. Prendete la parte che vi interessa e estrudete. Alla fine, creare un personaggio, come ho detto, partire da un cubo o da un piano, si arriva sempre a questo risultato. Solo che il cubo vi dà una forma già tridimensionale, il piano è una cosa bidimensionale che girandola rendete tridimensionale. Ognuno ha il suo metodo, non ce n'è uno sbagliato, uno giusto, va a piacere. Il resto è tutto quello che avete imparato: estrusione, scalare e ruotare. Estrusione, scalare e ruotare. Sembra complesso, ma se ci prendete la mano vedrete che è molto molto semplice. Ultimissima cosa, nel file che vi ho lasciato vi ho allegato anche un oggetto che si chiama Toon. È un cubo che in sé per sé non serve niente quell'oggetto, però il materiale che c'è dentro serve per creare è praticamente un materiale per i cartoni animati. Quindi voi mettete una luce sole e vedrete che ci saranno ombre nette e un colore netto. Quella lì è la base per creare un personaggio dei cartoni animati. Adesso se riesco provo anche a caricarlo. Basta fare append, selezione da Toon, material, Fong Sang Sun Lamp, prendete l'oggetto e gliela incollate sopra. Vedete? Qui c'è una luce, c'è il punto dove colpisce la luce,
il colore dell'oggetto e l'ombra. Questo è un oggetto in stile cartone animato, non serve fare altro. Modificate il colore, aggiungete le texture che preferite. Ripeti solo come è messo il materiale. Con l'append, intendi? Intendi l'append? Sì, ripeti l'attore, sì, proprio l'append. Append. Questo qua è il nodo che compone il toon. È abbastanza difficile da creare. Io stesso l'ho scaricato e l'ho modificato secondo quello che secondo me è giusto che sia. Ho tolto delle parti, ho modificato dei valori. Gli unici valori che dovreste usare voi e che uso anch'io sono questi tre che vedete nel diffuse. Qua potete modificare tipo l'intensità del nero, la grandezza più o meno grande del nero e la luce ambientale. Al color qua attaccate le texture, perché come vedete hanno il pallino giallo, e avete la texture in versione cartoon.